No, ragazzi, io ho perso il conto. È stato arrestato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e ai domiciliari per corruzione, ragazzi. Poco fa, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, si è dovuto dimettere per riciclaggio di beni culturali, esportazione illegale di opere d'arte. L'attuale ministro del turismo, Daniela Santanchè, indagata per la gestione dell'azienda Visibilia. Fondi esteri inventati, truffa ai danni dello Stato, cassa integrazione durante il periodo del Covid, così, fantasiosa. Maurizio Gasparri, conflitto di interessi. Emanuele Pozzolo, deputato, che a Capodanno tira fuori una pistola e spara uno, così. A cazzo, ragazzi, ma questi sono quelli che ci governano o sono i protagonisti della nuova serie colombiana? Invece di chiamarlo Giovanni Toti, chiamiamolo Giovanni Escobar, una nuova serie su Netflix del cartello sudamericano. Il bello è che li votiamo pure, cioè almeno i narcotrafficanti in Colombia, al popolo, gli danno i soldi, cioè li fanno lavorare nelle piantagioni. E il bello è che sono gli stessi che dicono che quelli che prendono il reddito di cittadinanza rubano i soldi allo Stato perché stanno fermi sul divano. Ma magari stessero loro fermi sul divano, invece noi li paghiamo per farci rubare i soldi, cioè, è come se io pagassi Rocco Siffredi per farmelo mettere prima delle europee. Ma no, ma facciamoli vincere in Europa, almeno smettono di rubare in Italia e vanno a rubare all'estero. Beh, prego, aspettiamo un attimo, facciamoli vincere in Europa.